Lo sport come strumento educativo non solo per i più giovani, ma anche per le famiglie, per gli anziani e le società sportive rivestono un ruolo sempre più importante, offrendo servizi a 360 gradi. Estra è accanto a chi opera con questo spirito e con queste motivazioni. L'azienda ha deciso di premiare e supportare quelle realtà che riconoscono nello sport lo strumento di responsabilità sociale e di inclusione, attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità. Il nostro gruppo negli anni si è sviluppato sul territorio, anche territori fuori dal perimetro iniziale, era toscano o di centro Italia, e dove siamo andati sempre sosteniamo iniziative di questo genere. In questo caso è un premio sulla capacità di sfidarsi e di darsi obiettivi sempre più sfidanti e di vincerli. La cerimonia di premiazione si è svolta all'interno della manifestazione Il futuro è già qui, lo sport e la generazione Z, promossa da Estra in collaborazione con il CONI nell'ambito della Call to Action per lo sport nella regione Molise. Un'occasione di confronto e riflessione che ha visto protagoniste le realtà associative molisane insieme agli studenti del liceo sportivo di Termoli. Dobbiamo ringraziare soprattutto Estra e lo studio Ghiretti che da tanti anni hanno messo su questo progetto, questo bando e danno la possibilità alle associazioni di poter avere anche un piccolo contributo per andare avanti. Premiata con targa e contributo economico la Fly Sport Molise di Termoli e menzione d'onore per il centro sportivo pattinaggio Campobasso. Per noi sia la giornata che il premio è importantissimo perché Ci aiuta a mandare avanti questa splendida attività, perché come polisportiva abbiamo non solo il basket ma anche il tennis tavolo più tanti altri progetti ed è un aiuto non indifferente. Questa menzione in particolar modo ci tenevamo tanto a vincere il premio naturalmente, però la menzione è altrettanto importante perché tutti coloro che hanno partecipato a realizzare questo progetto, i collaboratori, i dirigenti, i tecnici, ovviamente sono comunque contenti anche del risultato, perché come si dice si vince anche quando si perde, si vince sempre.